Un saluto e bentrovati alla Voce delle Istituzioni, ospite in studio Mauro De Carli della CGIL di Belluno, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Iniziamo parlando di coronavirus, come facciamo purtroppo da ormai un anno, anche noi preferiremmo parlare d'altro naturalmente, ma è doveroso farlo, dal punto di vista del mercato del lavoro e vostro, del sindacato. In questi mesi cosa è cambiato? Ci sono buone prospettive, ci sono cattive notizie? No, le prospettive sono assolutamente bloccate. Se vogliamo, la cosa positiva per quanto riguarda il sindacato è l'uscita del decreto sostegno in cui, per fortuna, insomma, si è nuovamente prorogato il blocco dei licenziamenti con una diversità per le aziende che hanno la cassa integrazione ordinaria fino al 30 di giugno, per le altre addirittura, per fortuna, fino al 30 di dicembre. Ma per quanto riguarda il mercato, l'evoluzione del mercato, in quest'anno è stata assolutamente una situazione molto molto difficile. E anzi, se posso leggere gli ultimi dati di pochi giorni fa, in cui si è annunciato che la provincia di Belluno era l'unica che dava un piccolo segno più nel livello dell'assunzione rispetto all'anno precedente. Come tutti ben sanno, oramai è stato un segno più dettato dal recente mondiale di sci, e c'è stato per un mese una sovrabbondanza, purtroppo uso questo termine, di assunzioni dedicato al mondiale di sci. Purtroppo quelle assunzioni sono già chiuse, finite, e quindi ritorniamo purtroppo nella normalità peggiore che potevamo, cioè quella che comunque in provincia di Belluno, come nel resto delle province del Veneto, si sono persi ovviamente posti di lavoro, e in particolare nel turismo la situazione è veramente molto grave. Anche perché c'è stata la chiusura e diciamo, lo stop alla stagione invernale, che in questo caso nella nostra montagna, insomma, pesa molto. Sì, allora non entro nei meriti, anche se poi io sono uno di quelli favorevoli, vorrei dire, ai dettami che il ministro Speranza ha messo in campo, perché dettati ovviamente da analisi scientifiche e non da voci di politica generale. È stato un ministro, a mio giudizio, che ha individuato bene quali erano le regole base su cui poi tutta l'Europa si è in qualche maniera uniformata. Purtroppo questo ha il lato negativo, quello di aver depresso la montagna. Nel decreto sostegno, ristori, sostegno, perdon, ci sono 700 milioni di euro anche dedicati addirittura ai maestri a sci, quindi si vanno anche a focalizzare alcuni interventi mirati di sostegno vero e proprio alla montagna, ma è chiaro che comunque si è persa la stagione, come si sono perse le stagioni precedenti, insomma, questo sì. Domanda molto semplice ma complicatissima. Lei, che ha anni di esperienza comunque in questo settore, come andrà a finire? Nel senso, solitamente ci sono delle crisi che magari si riverberano anche per molti anni. In questo caso può dare così una linea di indirizzo per un futuro, diciamo, remoto? Beh, io spero che non sia tanto remoto, innanzitutto. Due cose molto franche e dirette. Una, la campagna vaccinale. C'è una soluzione a questa situazione pandemica e produttiva, economica, se ci sarà la chiusura della vicenda pandemia, e questa può avvenire solamente con la campagna vaccinale. Notizie di pochi giorni fa che stanno finalmente arrivando dosi consistenti di vaccini in senso generale. Io credo, come ha espresso la CGIL, che ovviamente vaccinarsi è un grande atto di responsabilità e tutti dobbiamo farlo, sia verso noi stessi, la nostra salute, sia verso la salute degli altri. E quindi questo è il primo atto, una campagna vaccinale rigorosa, seria, che ci porti il più presto possibile fuori da questa situazione. Secondo elemento, che è appunto la ripresa, dell'economia in senso generale, abbiamo una cosa che a me sembra essenziale, insomma. Abbiamo il piano Marshall del 2021, che è appunto il Recovery Fund, tradotto poi nel piano nazionale di ripresa e resilienza, probabilmente verrà modificato, ovviamente. Quello che io denoto in questo momento
è come dire, uno scarso attivarsi anche a livello locale. Di forme di discussione che possono dirci quali saranno i nuovi metodi di lavoro, le nuove aziende che possono, come dire, produrre economia e quindi sollevare posti di lavoro. E questo è un atto di denuncia che in questo momento sto facendo, ma che francamente sto facendo da qualche tempo, insomma, perché credo che la più parte del sistema politico e sociale bellunese crede che basti riavviare un interruttore. Io credo che questo non sarà possibile. Il Covid cambierà tante cose, cambia anche sostanzialmente, ovviamente, alcuni settori produttivi in maniera determinante, e è chiaro che noi abbiamo invece bisogno da subito iniziare a pensare come agganciarci a quelle linee guida che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza metterebbe in campo. La prima linea guida, ma non è l'unica, è quella di trovare forme di economia, diciamo, più sostenibili ambientalmente possibili. La seconda elemento è quella di dare, diciamo, incremento a alcune situazioni sociali che nel corso degli anni sono state tenute, diciamo, sotto osservazione, non hanno avuto, grande, partecipazione. Penso alla questione delle donne, penso alla questione dei giovani. Quindi, per quanto mi riguarda, ovviamente, nel nuovo modo di produrre, io vorrei vedere meno precarietà e più partecipazione, ovviamente, dei lavoratori dentro qualunque tipo di azienda, purché sia un'azienda che abbia anche una grande sostenibilità ambientale. Chiudiamo il capitolo Covid con un'ultima questione, quello dello smart working, che naturalmente adesso sta andando per la maggiore. Può funzionare benissimo, non so, a Milano, a Roma, in quelle città industrializzate. Qui c'è, secondo lei, qualche svantaggio? Ma ci sono diverse cose che possiamo dire sullo smart working. Per esempio, una banale, se vogliamo pensare alla nostra provincia, che questo è individuato da tanti come il territorio ideale per lo smart working vero, cioè quello che puoi lavorare effettivamente a distanza in un ambiente in cui il rischio di contagio dovrebbe essere relativamente più basso. Dico relativamente perché non lo è stato proprio, insomma. Però da più parti si dice venite a Belluno, mettete casa a Belluno, perché tanto si può lavorare a distanza anche se formalmente il tuo datore di lavoro è la banca tal di tali, che, ecco, cose di questo genere. Quindi lo smart working va veramente ragionato e pensato come uno degli elementi di sviluppo anche dell'attività produttiva per il futuro. Secondo elemento, se ne fa una questione di produttività, non è vero che a fare smart working si produca di meno. Se ne fa invece una questione di regolamentazione, perché una delle cose che abbiamo patito, e lo dico proprio veramente, durante questi lunghi mesi di Covid, è che per esempio chi ha fatto smart working si è trovato spesso e volentieri a fare il doppio o il triplo lavoro, perché si è fatto coincidere spesso e volentieri con la volontà delle donne di starsene a casa, di lavorare, di badare ai figli che sono magari in didattica a distanza. E quindi da questo punto di vista effettivamente c'è stata, dico così semplicemente, grande confusione, in verità grande stress e anche grande difficoltà a qualunque livello. Quindi regolamentare lo smart working è assolutamente una questione essenziale e credo che questo sia uno degli elementi che poi procurerà anche altri cambiamenti. Ne dico uno molto semplice agli occhi di tutti, per chi vive in questi giorni anche la città di Belluno, insomma. È vero che ci sono meno persone dentro i negozi, dentro i bar, perché non si può andare perché siamo in zona rossa, ma è anche vero che ci sono anche meno persone in giro e quindi c'è un minor, come dire, consumo di alcune attività classiche come sono queste. Quindi il cambiamento è in atto e dobbiamo essere in grado di saperlo reggere. Voltiamo pagina, parliamo di ACC, una delle grandi vostre battaglie. L'altro giorno con Stefano Bona della FIOM la definivamo una storia infinita. Si vede la fine o no?
Purtroppo ancora no, dico purtroppo ancora no, ma io sono uno di quelli veramente speranzosi nel poter vedere la fine. Vedo alcuni elementi di novità, alcuni elementi anche di grande interesse nazionale finalmente su questa battaglia che giustamente è una battaglia storica, insomma, da questo punto di vista. Lo dico con un elemento di amarezza, insomma, perché c'è stata giustamente buona enfasi rispetto appunto al decreto sostegni. L'articolo 37 sembra essere calzante per le vicende di ACC, che oggi come oggi non manca di un piano industriale, ce l'ha bello, solido, grande, finalmente, voglio dire, c'è una visione di industria innovativa e di industria che ritorna nel territorio, ritorna a mantenere dentro i limiti nazionali e recupera potenzialmente elementi anche di delocalizzazione, si chiama reshoring in inglese, ecco, da questo punto di vista. Quindi recupera potenzialmente volumi produttivi da fare in Italia. Il tema che sappiamo essere è quello della liquidità mancante per far partire complessivamente tutto il progetto. Quando tu riavvii un'azienda che è stata pesantemente depauperata di tutte le sue potenzialità da vicende vecchie, è chiaro che non riparti subito con i soldi in cassa, insomma. Hai bisogno di liquidità per farla ripartire. Questo è il progetto che è in testa oggi all'amministratore straordinario dell'azienda. Quello che manca è, rispetto al decreto, è la possibilità di attivare subito le risorse finanziarie per dare continuità. Il decreto dice te le daremo tra un X di tempo, quando il decreto verrà messo in legge vero e proprio, si stima 60 giorni minimi, insomma. Noi abbiamo bisogno invece già adesso di un sostegno imminente, come ce l'avevamo un mese fa, come ce l'avevamo 2 mesi fa. Purtroppo la crisi di governo ha notevolmente bloccato in questo caso l'evoluzione di quella vicenda, quindi ne diamo anche una colpa alla crisi di governo che è intervenuta. È chiaro che dobbiamo, fra virgolette, anche alzare il tiro per dare soluzione immediata, no? E il tiro non può essere che il territorio in qualche maniera stia a leggere i giornali per vedere cosa fa il sindacato, o stia, come dire, in regione ad aspettare come dare qualcosa in più che arriva dal ministro, e deve arrivare anche qua una risposta dal ministro. Ma io credo che un interesse del nostro territorio debba essere notevole, perché se noi perdessimo ACC faremmo fallire oltre i 300 e rotti posti di lavoro, sono 330, sono cresciuti, faremmo fallire un progetto di industria italiana europea finalmente innovativa, nuova nel modo di concepire, come dire, la serietà di fare industria in un territorio nazionale. E nello stesso tempo per questo territorio è un elemento devastante. Lo dico perché in parallelo, scusi se la sto tirando e sto tirando dentro anche un'altra situazione, ma la devo fare assolutamente. La impostazione che oggi stiamo leggendo nelle vicende di Ideal Standard sono altrettanto pericolose. Volevo infatti arrivare proprio qui, Bene. brevemente, perché siamo in chiusura, un aggiornamento, diciamo, su Sì. questa No, situazione e no, sul allora futuro io dell'azienda. vado telegrafico, come si dice, no? Sono due elementi su cui il territorio, la regione, il governo devono dare una risposta. Il cappello generale è questo: vogliamo ancora fare industria a Belluno? Dobbiamo assolutamente avere queste due aziende che proseguono la loro attività, perché sono aziende, fra virgolette, di una qualità intrinseca molto alta. Quando hai queste aziende, poi recuperi anche indotto e fai ricrescere altre attività su questa questione. Se dovessimo perdere queste due aziende, la perdita occupazionale e complessiva per il territorio sarebbe molto alta. Noi siamo un territorio delicato. Non siamo come il resto del Veneto, il resto d'Italia, in cui in qualche maniera poi te la cavi da qualche altra parte. Per noi avere, come dire, questi due puntelli essenziali per la nostra economia che dovessero venir meno, veramente sarebbe oggi una pericolosità su cui io credo i sindaci, le
le amministrazioni, la regione devono rendersi conto e su questo intervenire, non aspettarsi dai giornali le risposte. Su questa considerazione perentoria, oserei dire, ringrazio Mauro De Carli, noi chiudiamo qui, il tempo è esaurito, grazie ancora per la sua presenza, Grazie a voi. grazie a voi per averci seguito, arrivederci.